Nella prima domenica chiara connotazione estiva cominciano a scorrere i titoli di coda sulla lunga ed estenuante stagione del calcio dilettantistico abruzzese. Sul sintetico di Miglianico va a chiudersi il cerchio sul torneo di prima categoria, chiamata ad estrarre dal cilindro il nome dell'ultima designata a partecipare al prossimo campionato di promozione. Sul rettangolo di gioco si sfidano Fara San Martino e San Gregorio, chiamate a dare un senso alla propria stagione. Se i biancoverdi di mister Simonetti hanno acquisito il pass dopo il successo nella doppia sfida col Casoli di Atri, gli aquilani di mister De Angelis hanno raggiunto il traguardo grazie al sorteggio ai danni di Bucchianico e Atletico Morro d'Oro. L'avvio della finalissima propone un intraprendente Rotunno che in un paio di occasioni cerca invano di procurare insidie a Carobene, che in entrambi i casi non ha particolari difficoltà a disinnescare le insidie. I nerazzurri aquilani rispondono efficacemente gonfiando il sacco al primo affondo quando sull'invitante pennellata al centro di Pucci il perentorio stacco in aria di gioia non lascia scampo al malcapitato Di Natale. La reazione farese è affidata ai piedi di Bucceroni, che non incute particolari timori all'estremo aquilano ben posizionato sul piazzato telefonato del bomber farese. Dall'altra parte Valente prova invano ad indirizzare all'incrocio dei pali con una battuta arcuata dal limite d'area. Passano pochi istanti e sull'altro versante si materializza il pareggio farese grazie all'intuizione di Bucceroni, che verticalizza tra le maglie difensive avversarie pescando l'avanzato primiterra che sorprende Carobene infilato nell'angolo alla sua destra. Il Fara cerca di approfittare dello smarrimento palesato in questo frangente della truppa avversaria e subito dopo sfiora il raddoppio con una percussione dalla destra di Ferrari, che crea scompiglio col suo traversone a centro aria con Carobene, che riesce ad evitare la conclusione ravvicinata di Di Maio ed è graziato nel prosieguo anche da Pelliccia, che non riesce ad agganciare a centro area. Il vantaggio dell'11 di mister Simonetti è rimandato di pochi istanti e va in scena al 36esimo grazie a Bucceroni, che sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina ci mette lo zampino con la sfera deviata dalla fortuita ma decisiva deviazione di Rosone, che inganna Carobene e si infila nel sacco. Gioia particolare per Bucceroni, che indica il cielo per ricordare il nonno paterno appena scomparso e il cui funerale si tiene proprio in coincidenza con la gara. La frazione va dunque agli archivi col vantaggio farese, che fa ben sperare la truppa del presidente Valente, la quale riesce ad imbrigliare gli avversari nelle battute iniziali della ripresa e a cercare allo stesso tempo di confezionare il tris della tranquillità, cercato al 23esimo da Ferrari, che si intestardisce in una percussione solitaria vanificata da una conclusione assolutamente fuori portata. Pochi secondi dopo ci prova Primiterra, imbeccato ancora da Bucceroni, che stavolta calcia centralmente tra le braccia dell'attento Carobene. Paradossalmente, nel momento in cui il Fara sembra prendere le redini della gara, ormai incanalate in suo favore, il San Gregorio trova la zampata che rimette tutto in discussione grazie al piazzato di Rosone, che sorprende Di Natale e riporta il punteggio in perfetta parità. Si profila lo spettro dei tempi supplementari e ancor peggio la lotteria dei rigori, eventualità che nessuna delle due contendenti ha nella classifica delle priorità, ma il San Gregorio deve ridimensionare le proprie aspettative al minuto 36 quando il signor Paterna di Teramo punisce Centi col secondo giallo di giornata, inevitabile anticamera del rosso conseguente che spedisce il 4 nerazzurro alla doccia anticipata. Con l'uomo in meno il San Gregorio spara le ultime cartucce col neoentrato Visconti, che mette in crisi Di Natale a disagio sul piazzato dalla distanza del 18 nerazzurro, ma salvato poi dal fischio dell'arbitro che ravvisa un fallo ai suoi danni da parte dell'avanzato Mazza. Il tempo scorre inesorabilmente, ma al 42esimo i faresi scongiurano i supplementari e vanno in paradiso col neoentrato Tommaso Di Cecco, che dal limite d'aria fulmina Carobene con un destro micidiale che beffa il portiere avversario infilato all'incrocio dei pali. Non ci sarà più tempo per una adeguata reazione aquilana. Per il Fara invece inizia la festa per il tanto atteso ritorno in promozione. Era il 1996 quando il Fara San Martino calcava le scene del campionato di promozione. Adesso questa cittadina torna in questo campionato per rimanerci il più a lungo possibile, al termine di una cavalcata trionfale, se non ci fosse stato di mezzo il Cupello, vero Presidente Valente?
Allora, sicuramente se non c'era il Cupello il campionato era stato vinto almeno un paio di mesi fa. Io penso che questa è una vittoria strameritata di tutti, di tutto il gruppo, dai giocatori al mister, ai dirigenti, ai sostenitori, agli sponsor, a tutti quanti che ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine. Per me è un sogno, sono contento di aver coronato questo, per me è più di un sogno, soprattutto di averlo ottenuto con il mio carissimo amico che sulla carta sembra essere vicepresidente, ma per me ha tutti gli effetti un presidente, perché è stato lui che insieme a me ha voluto fortemente questa cosa. E se io oggi sono arrivato in promozione, sono il presidente, è anche quasi tutto merito suo. Infatti di Ienno lo è stato il presidente negli anni scorsi, dopo tante delusioni finalmente una gioia. Ma, vabbè, il calcio è così, non si può sempre vincere, perdere insegna tanto. Noi abbiamo perso due finali in seconda, oggi ce l'abbiamo fatta, dici che non c'è due senza tre, fortunatamente il tre non c'è stato. Penso che la vittoria sia stata, alla fine sia stata meritata, merito tutto il gruppo. In considerazione che eravamo partiti con altri obiettivi, poi pian piano ci abbiamo creduto, come avete detto voi che c'è stato il Cupello, che altrimenti avremmo vinto già il campionato. Comunque siamo contenti, grazie a tutti. Adesso presidente farete la festa, però sicuramente faremo una festa per il paese, perché questo sodalizio è nato soprattutto per il paese, perché Fara ha una storia nel calcio. Infatti noi siamo SD Fara San Martino 1968, appunto per dire che abbiamo una storia dietro le nostre spalle, abbiamo un bel settore giovanile, quindi vogliamo sicuramente goderci questa vittoria, riposarci pochissimi giorni e poi insieme sedersi al tavolino per poter riprendere, speriamo, questo cammino tutti quanti insieme. Approfitto, scusi, per fare un ringraziamento particolare a dei ragazzi che non sono con noi, però li riporteremo sempre nel nostro cuore. Sono Pierluigi, Piero, Antonello e Daniele. Sono quattro ragazzi che purtroppo sono scomparsi alla tenera età e noi li porteremo sempre, li ricorderemo sempre nel nostro cuore. Chiudiamo con Di Ienno, è 22 giugno, ormai è tempo di andare in vacanza, ma ce n'è poca, c'è poco spazio per fare vacanza perché bisogna pensare al prossimo anno. Non c'è problema, adesso ci godiamo la festa, avremo tempo sicuramente per allestire una bella squadra e ben figurare. Il calcio è così, bisogna adesso, già quello che è successo fa parte del passato, bisogna sempre pensare al futuro e pensare a divertirsi. Voglio fare anche un plauso al San Gregorio che si è battuto bene. È stato un avversario ostico e corretto. Grazie. E il mister Simonetti l'anno prossimo? Il mister, penso che, come si dice, mister vincente non si cambia. Adesso ci sederemo a tavolino, ma sicuramente sarà confermato. C'è uno dei nostri tifosi. È uno dei nostri tifosi. Ma vuoi calabrese? E chi non salta è di Palomaro. Oh, oh, oh. Dopo Caldari per Gianni Simonetti si torna a vincere un campionato per approdare in promozione, questa volta con il Fara San Martino, una squadra che era da lontano 96 che non arrivava a questo traguardo, quindi doppia soddisfazione. Sì, effettivamente sono state due cavalcate trionfali, non era facile perché eravamo partiti in queste due annate sia a Caldari che a Fara San Martino con altri obiettivi, e quindi riuscire a salire di categoria è una soddisfazione enorme. Devo ringraziare i ragazzi che ce l'hanno messa tutta e abbiamo riportato il Fara San Martino in promozione dopo 17 anni. E adesso lo posso svelare, ero stato proprio io a mandare il Fara San Martino in prima categoria a Guardia Grele quando vincemmo 2-1 e segnai al 90esimo. Mancavano 3 o 4 partite alla fine, e per il Fara San Martino non c'è stato più niente da fare. Adesso lo posso dire, vi ci ho riportati. Era un atto dovuto, dicono. E per quanto riguarda il prossimo anno, la società mi sembra, da quanto abbiamo intuito, ben disposta a riconfermare il mister.
Ma io sono contentissimo di essere capitato in questa società sana, perché ognuno fa il suo, non si scavalcano le posizioni, non hanno mai insistito su qualche giocatore, mi hanno lasciato sempre libero di scegliere, hanno fatto restare il gruppo senza pressioni, perché non dimentichiamoci, siamo stati per gran parte del tempo primi in classifica. Magari in qualche altro posto si sarebbe messa pressione per vincere direttamente. Questo non è capitato perché, come abbiamo già detto, abbiamo trovato il Cupello, che è stato in grado di restare imbattuto per 26 partite. Abbiamo fatto i complimenti al Cupello, però ci credevamo fortemente perché sapevamo che potevamo giocarcela e potevamo vincere questi playoff. I fatti ci hanno dato ragione, credo che sia stata una vittoria meritatissima. Comunque devo fare i complimenti al San Gregorio, perché comunque come il San Gregorio, anche il Bucchianico, tutte le altre squadre meriterebbero di salire in promozione. Magari, non lo so, forse se faranno domanda di ripescaggio ci ritroveremo tutte là. Qualche dedica particolare? Ma come ho già detto prima in un'altra intervista, dedico ai tifosi e agli amici che ci sono venuti a fare il tifo e che ci hanno sempre seguito. Niente, dedico questa vittoria alla mia famiglia, che mi ha sopportato quest'annata, perché è stata veramente una stagione lunga, 11 mesi, infatti se dovessimo, cioè praticamente stiamo a un mese dall'inizio della nuova preparazione. Ritornando alla domanda di prima, che sono contento di essere capitato qui, ho sempre detto che sto bene a fare San Martino, e fin quando non mi cacciano ci metto le radici, poi non so se le strade poi si divideranno. Ripeto, io sono contento di essere rimasto qui, di rimanere qui, spero di rimanere con tutti, perché questo gruppo merita di rimanere unito, e poi decideremo. Il signor Fabio De Angelis, il presidente del San Gregorio, ovviamente la gara non è andata bene per la sua squadra, ma ci sono ottime possibilità se farete ovviamente la domanda di ripescaggio. Sì, assolutamente sì, dopo un'annata simile, dopo aver giocato due mesi in più, è il minimo fare domanda di ripescaggio. Quindi noi ci siamo meritati la promozione anche noi, come il Fara San Martino sul campo, e quindi ci sentiamo già con un passo in promozione. Ci spiega come è funzionata l'altra volta la qualificazione al sorteggio, come funziona, perché sono casi abbastanza rari. No, è la Lega che ha organizzato, purtroppo le squadre, i gironi sono 5, quindi devono fare da un lato un triangolare e dall'altro lato un'andata e ritorno. Purtroppo noi abbiamo fatto 5 partite e loro ne hanno fatti 2, e quindi le ammonizioni, noi siamo arrivati qua senza 5 giocatori molto importanti, però non è una scusante quella, è che loro sono stati più bravi, il caldo l'ha fatta da padrone, poi siamo rimasti anche in 10 e quindi è stato tutto più difficile. Per l'anno prossimo, quindi dando per scontato questa missione nel prossimo campionato di promozione, che cosa cambierà nella sua società? Allora, l'anno prossimo innanzitutto noi faremo 40 anni di società consecutiva, perché siamo nati nel 75, quindi sono 40 anni che noi tutti gli anni ci riscriviamo al campionato, quindi siamo felici di festeggiare i 40 anni con la promozione, e quindi faremo un campionato dignitoso come è nello stile del San Gregorio.